Cari amici, ben incontrati, buon venerdì 24 maggio. Iniziamo questo incontro con la preghiera che ci accompagna questa settimana, sempre rivolta allo Spirito di Dio. Preghiamo così. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, inondami con la tua luce. Donami la fiducia di un bambino, che io creda che Dio mi vuol bene. Donami l'audacia di un giovane, che io creda che Dio ha fiducia in me. Donami la vista di un profeta, che io creda che Dio è amore per tutti. Amen. Siamo al capitolo decimo, lo iniziamo in questa puntata, diciamo, e leggeremo i primi 11 versetti, sempre dal Vangelo di Marco. In quel tempo, Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione, Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Oh, questo è un tema sempre bollente, però va capito bene. Innanzitutto, l'inizio di questo brano di Vangelo presenta Gesù che, dice Marco, come al solito insegna. Ed è bello questo particolare. Anche noi è bene che, quando pensiamo a Gesù, lo avvertiamo anche capace di una parola nuova, una parola di vita, una parola che permette di ridare senso alla propria vita. In questo caso, Gesù che ridà senso all'unione uomo-donna. Perché è vero, al tempo di Gesù era permesso il divorzio. Mosè l'aveva regolamentato in modo che la donna, nel caso di venire allontanata, avesse un documento, cioè fosse protetta. In qualche modo la legge proteggeva il più debole. Ma qui non è questione di fare ciò che è permesso da Mosè, ma, dice Gesù, di fare ciò che Dio vuole, di seguire il progetto iniziale di Dio. Per la debolezza, la durezza di cuore, le contraddizioni umane, dice Gesù, Mosè ha permesso il divorzio. Ma occorre che voi, noi, tutti, ci misuriamo con l'ideale di uomo e donna voluto da Dio, creatore di tutti. E l'ideale che Dio offre all'umanità è di una unione stabile dell'uomo e della donna. E quindi
Non si gioca su questo. Certo che in forza della debolezza, della contraddizione, della fatica è permesso un rimedio, nel caso il divorzio e il risposarsi. Ma il vero discepolo di Gesù mira a realizzare il progetto di Dio. E il progetto di Dio è una unione unica, duratura nel tempo, rispettosa di amore dell'uomo e la donna, perché così nella loro unione essi sono vera immagine di Dio, creatore. Maschio e femmina li creò, ad immagine di Dio li creò. Ma al di là dell'esempio concreto, dove Gesù dà una precisa istruzione, è importante capire il messaggio di fondo che vale anche per altri casi. Il discepolo di Gesù non può accontentarsi di ciò che è permesso. Non deve mirare a ciò che è permesso, posso o non posso, ma deve mirare, dice Gesù, a scoprire la volontà di Dio, che è sempre al di là di ciò che è permesso. È un ideale alto, un ideale grande. È un invito a dare il meglio di sé, il meglio della propria dinamica di vita, il meglio della propria capacità di amare e di servire. E questo vale per tutti, per ognuno di noi, per qualsiasi condizione di vita noi viviamo. Lo dico per me e traggo per me questo insegnamento. Io non ho avuto la vocazione al matrimonio, però nella mia vocazione non devo fare semplicemente quello che è permesso, ma devo mirare al di più, a quello che in qualche modo mi è dovuto in forza della mia chiamata. Insomma, Gesù vuole che noi diamo il meglio di noi, una misura alta di dono e di amore. E perché questo accada ancora una volta? Ci benediciamo. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.